È stato inaugurato ieri a Napoli, nel centralissimo Corso Umberto, il primo punto vendita campano di abiti usati di qualità, con finalità sociali. Si tratta di Share, un franchising della moda e della solidarietà, che in collaborazione con la cooperativa sociale Ambiente Solidale ha come obiettivo creare risorse economiche nell'attività di impresa sociale e investirle per fronteggiare le nuove povertà. Infatti, il 10% dei ricavi sarà devoluto a progetti sociali sul territorio per accrescere il benessere della comunità. Don Vincenzo Cozzolino, direttore della Caritas Diocesana di Napoli, ha spiegato l'importanza del progetto. Oggi anche la grande differenza, il divario tra i ricchi e i poveri è sempre più evidente. La classe media è scivolata verso il basso e i poveri sempre più poveri, e anche un abito a volte diventa un qualcosa di lusso. Allora, in questo ciclo di riutilizzo, quindi le tematiche del creato e di quant'altro, in linea con gli insegnamenti del Papa e del Cardinale, abbiamo messo su quest'opera, aiutando veramente qualcuno che ha bisogno, ma soprattutto creando un circolo positivo dal riutilizzo, ma anche all'abito che nella Bibbia indica la dignità. Presenta l'inaugurazione anche Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli. Questa iniziativa serve intanto a recuperare degli oggetti, in questo caso degli abiti in disuso, per evitare lo spreco. Poi serve anche per dare occupazione, in quanto è una cooperativa dove vengono assunti disoccupati, persone che soprattutto nascono da un'esperienza di sofferenza e di disagio.